Ciao a tutti e bentornati nel canale Video Casalingo All Acqua e Sapone. Sono tornata Acqua e Sapone, ma diciamo che tutti i giorni ci faccio un piccolo passaggio, però ho detto oggi facciamo un bel video Acqua e Sapone, voglio condividerlo con voi. Ho ripreso il mio amatissimo Nonna Papera, che è al muschio bianco. Ha una profumazione di pulito spettacolare quando facciamo i panni con questo prodotto, proprio sembra quei panni stesi al sole che sanno di pulito. Pulisce a fondo, igienizza e smacchia. 35 lavaggi. Io lo uso sia per i bianchi che per i colorati. Nonna Papera pesa. Ha tanto 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 aumentato la qualità. Gli altri anni era troppo liquido, adesso è più denso e è migliorato tantissimo, stupendo. Poi il mio immancabile Ace Color Gentile, perché lui è spettacolare per togliere i cattivi odori. Lascia un profumo, non vi sto a spiegare, non vi sto a spiegare cosa ne faccio io. Questo qui io è un segreto, a chi interessa glielo dico in privato, è la fine del mondo. Non lo posso dire a tutti, capite? Poi su commissione ho preso Biocare, è un sapone intimo antibatterico, dice mio figlio che funziona bene, ha voluto questo, ho preso questo. Per me invece ho preso una nuova marca di acqua e sapone che in questo momento costa poco perché è nuova come marca, quindi quando lanciano un prodotto costa di meno, poi sicuramente aumenterà. Sono 300 ml gel intimo all'aloe. Io già ho finito due boccette, questa è la terza, quindi se ho ricomprato per la terza volta questo prodotto significa che mi ci trovo benissimo. È un detergente lenitivo, leggermente rinfrescante all'aloe e anche un po', ma poco 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 mentolato. Mi sto trovando benissimo, quindi l'ho preso. Poi stava in offerta Pino Silvestre a 99 centesimi. Ho preso quello all'olio di argan. Quello all'olio di argan stava in offerta. Invece questo di Pino Silvestro stava, ma non mi ricordo bene i prezzi, 1,50 e 1,90. Questo è più fresco, questo è più aromatico. Però il prezzo erano buoni tutti e due, li ho presi tutti e due. Lui molto rinfrescante con questo caldo e lui più legnoso, più nutriente. Poi su commissione ho preso un olio Nivea al carotene, abbronzatura intensa e duratura con vitamina E e uno spray, serve per mia cugina. Che non aveva tempo di andare ad Acqua e Sapone, gliel'ho riportato io. Io quest'anno non andrò al mare, lei va al mare e lo userà. Poi, per i capelli che sono diventati secchi, secchi, secchi perché li ho abbandonati, voglio provare questo prodotto nuovo che non ho mai provato, Herbal Essence. Idrata capelli secchi di origine naturale, vegano. Mi sto avvicinando in punta di piedi al mondo del veganesimo, anche per quanto riguarda l'alimentazione. Non posso dire che al 100% sono capace, però strizzo l'occhio, cerco di informarmi. Cerco di preferire i prodotti vegani sia per l'alimentazione che se mi capita come prodotto per il corpo. E al cocco, buono.
uno shampoo maschile antiforfora, Clear alla menta, buono, 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 rinfrescante, ottimo prodotto antiforfora, spettacolare. Ho preso questo menta dent bicarbonato naturale, denti bianchi. Vedremo. Vedremo. Poi ho ripreso il mio amato olietto, che l'avevo finito. L'olietto Intra, vi ricordate? Prima usavo Florena, che costa adesso quasi 19 euro. Acquistai l'olietto Intra quando stava in promozione a 5 euro. Adesso questo l'ho dovuto pagare 9 euro perché è aumentato. Ho ripreso l'olio Intra antirughe Argan e Karité, acquisto rifatto. Poi con i capelli lunghi non riuscivo più a fare la tinta in maniera omogenea, perché comunque la lunghezza ormai ci volevano secondo me quasi 2 scatole in più. Dietro ho i capelli meno bianchi, davanti sono più bianchi, quindi quando verrà a mettere un prodotto, però non era quello il problema. Il problema è che ci volevano 2 scatole. Adesso ho tagliato e ho risolto, quindi per uniformare il colorito, che forse avrò 10 colori, ho dovuto prendere una tinta potente sia come qualità sia come colore. Ho dovuto prendere il biondo scuro, biondo scuro Mogano Ramato, perché come colore è più corposo, più consistente, sperando di riuscire a fare i capelli più omogenei. Ovviamente Noè, prima del diluvio, piantò l'uva, la vigna. Che c'entra? C'entra. Poi, a quel sapone hai pure i profumi. Ho visto due profumi che mi hanno colpito tantissimo. Un profumo di Roberto Cavalli, 22 euro. Un profumone, bello, quello dorato, elegante. E un profumo di Enrico Coveri, quello bianco, che l'ho sentito io, mi somigliava, secondo me somiglia al genere di biancolatte. Però ho detto, non mi posso riempire la casa di profumi, ho bisogno di più, magari di qualcosa di abbigliamento, perché è inutile che compriamo i profumi e poi non abbiamo di che cosa vestirci. Oppure, cioè, compriamo 100 profumi e un vestito, oppure 10 vestiti che costano, non so, poco, e un profumo da 500 euro. La cosa è sbilanciata. Allora ho detto, io rinuncio al profumo, vicino c'è un negozio di abbigliamento che vende vestiti economici, giustamente, io sto sempre sulla parte economica e ce l'ho dietro per dire, per farvi vedere. E ho voluto prendere queste chicchette e un pantalone, vedete ragazzi, adesso non me lo posso misurare perché non ho tempo, molto largo, bello, cade bene, non segna le forme. In più di cotone, stava al 50%, quindi gli ho dato 19 i pantaloni e ho preso la maglia, ho fatto il completino, vedete, tutto verde, sempre morbido e di cotone. Ok, tutto è venuto 40 euro, però se compravo il profumo, non avrei comprato il vestitino bello di cotone, morbido, fresco, quindi ho fatto una rinuncia a favore di un'altra cosa. Ragazzi, bene? Vi voglio tanto bene. Ciao.